Buongiorno a tutti, benvenuti in questa piacevolmente partecipata assemblea di presentazione dei lavori di efficientamento energetico e sismico che interesseranno la nostra già splendida casa di riposo. Che compito ha il presidente di una fondazione? Stamattina guardavo su Google se c'era qualche suggerimento, ma non ho trovato nulla di interessante. E allora mi limiterò a essere breve, che è già tanta cosa, anche perché da parte del Leone desideriamo tutti che sia fatta dai tecnici e dal project manager Giacomo Massa, che si è interessato di muovere tutto quello che vedremo. Utilizzerò delle semplici parole che hanno animato il CDA in questi ultimi mesi, quando si è affacciata la possibilità di attuare un progetto di simili dimensioni. La prima parola è fiducia. Senza fiducia non si fa nulla. Senza fiducia reciproca non si fa nulla. E il Consiglio di amministrazione in questo ha dato un chiaro esempio di totale condivisione di idee, perché questi non sono progetti che si portano avanti a colpi di maggioranza, no, sono progetti di una tale portata che richiedono condivisione assoluta, che richiedono unanimità. Stiamo parlando del più grande cantiere che interesserà molto Lengo dal dopoguerra in avanti, quindi non stiamo parlando di qualcosa di poco, per il bene dei suoi ospiti, non per altro. Ripeto, per il bene di voi ospiti, non per altro. Ho parlato di fiducia, ho parlato di condivisione, perché la condivisione, certo, all'interno del CDA è stata fondamentale, e io fin da subito ringrazio Delia, Giovanna, Don Arturo, Fabio e Antonio che non sono presenti. Vi ringrazio. Battista e anche Giacomo, perché in un clima positivo e costruttivo si portano avanti le cose e non in nessun altro modo. Condivisione, fiducia, ma anche consapevolezza, ma anche coscienza, responsabilità. Ogni progetto, voi che avete una vita lunga alle spalle lo sapete, ogni progetto porta un carico di perplessità, di dubbi. Tutti i grandi progetti portano dubbi e perplessità, ci mancherebbe. Se non fosse così vorrebbe dire che è una cosa da poco, ma qui, ripeto, stiamo parlando di qualcosa di veramente notevole. Responsabilità perché? Perché, credetemi, inizialmente sarebbe stato molto più semplice dire lasciamo perdere. Chiunque ha avuto a che fare col 110, con un progetto di simili dimensioni, sa che le cose sono complicate, perché viene richiesta da parte dello Stato, che ci mette molto, una precisione assoluta a livello di progettazione, a livello di reazione, a livello di fiscalità, sotto tutti i punti di vista. Non si scherza. Va fatto in un certo modo ed esclusivamente in un certo modo, e questo mi permette quindi di estendere i ringraziamenti che ho già fatto all'ingegnere Dancelli e all'architetto Magli, che rappresentano nelle loro figure gli studi tecnici che si sono occupati, si stanno occupando e si occuperanno della realizzazione. Grazie, grazie, grazie. Un'ultima cosa e chiudo e passo poi il microfono a Giacomo. Voglio chiudere come ho iniziato, perché credetemi, ci tengo tantissimo. Io, Giacomo, i progettisti, i CDA, passeremo, non siamo eterni, per fortuna. Questo progetto rimarrà nella storia di Bottolengo. Io non amo utilizzare frasi e parole altisonanti per nulla, ma io sono sicuro che quando arriveremo alla fine di questo percorso, sono sicuro che questo progetto rimarrà alla storia. Ma non per sentirsi dire che siamo stati bravi, serve a molto poco questo, lo lasciamo agli altri.
ma perché voi che ci vivete qui dentro, voi che ci lavorate qui dentro, ed è un lavoro, vi assicuro, complicatissimo, ve lo meritate. Voi siete la nostra storia. Quindi è questo da parte mia, ma sono sicuro che è condiviso da tutto questo meraviglioso team, la vera cosa che ci anima. È questo. Grazie. Grazie Andrea, grande presidente, con cui un grande applauso. Prego ragazzi, se intanto volete familiarizzare, così inserite chiavette per le slide che presenteremo. Allora, buon pomeriggio, bentrovati, grazie della vostra presenza. Un saluto particolare a voi ospiti, ai lavoratori che ci onorano della loro presenza, che riporteranno, che ci aiuteranno a coinvolgere anche gli altri collaboratori. Un ringraziamento al sindaco e tutta la delegazione del Comune di Gottolengo, qui vedo presenti anche diversi consiglieri che ringrazio per la loro qualificata ed importante presenza, così come anche il responsabile dell'ufficio tecnico Roberto Mazzoletti, che ringrazio per il supporto che sta dando questa iniziativa di edilizia privata, ma che necessita senz'altro per forza di un coordinamento e di un'attività significativa. Oggi siamo qui per la presentazione tecnica, quindi vedrete lo studio Magli e lo studio D'Ancelli, con i loro referenti, che ci rappresenteranno cosa andremo a fare, come lo faremo, in che tempi e che misure dovremo tutti insieme noi padroneggiare perché venga fatto in sicurezza e con grande attenzione. Come diceva l'amico Andrea Presidente, non è un gioco, non è uno scherzo. Io sono onorato di supportare il Consiglio di Amministrazione che con tutti noi si è assunto un onere così significativo. Per la Fondazione, come abbiamo detto, lavoreremo affinché sarà e dovrà essere senza oneri, cioè costi zero, ma parliamo di importi particolarmente importanti per la quale pertanto la responsabilità sale, l'interesse, tutto quello che è l'attività tematica del controllo, dell'analisi, delle asseverazioni dei progetti. Sono stati mesi molto impegnativi, perché capite che quando il legislatore ha detto fine super bonus, può proseguire per un paio d'anni per le sole onlus, capite che si è mosso il mondo, si sono mosse tante iniziative e per noi sono stati mesi di studio, di analisi, di approfondimento e di voglia e di partecipazione. Capite quindi che noi siamo stati e saremo beneficiari di un'iniziativa che la racchiude in tre parole: siamo una onlus e siamo una fondazione di diritto privato, abbiamo la categoria catastale idonea e il consiglio di amministrazione non percepisce un compenso. Questi erano i tre prerequisiti, ce ne sono poi altrettanti veramente sostanziali e sostanziosi che vi risparmio, ma grazie a questi tre prerequisiti potremo scrivere tutti insieme un capitolo importante di questa gloriosa fondazione, un capitolo importante che mi onoro di co-rappresentare e di essere partecipe nel redigere e scrivere. Faccio un ultimo breve inciso, visto che le slide e le diapositive, come si chiama una volta, sono pronte, per dire che da aprile, da maggio dell'anno 2023, come sapete, è iniziato un nuovo percorso in questa fondazione. Si veniva da un momento di forte fatica, non solo per la carenza di personale, ma anche per una certa sfiducia che ha fatto intraprendere altre scelte a determinati lavoratori. In qualche mese siamo riusciti, con l'impegno di tutti, sottolineatura in grassetto, a riattirare lavoratori. Nel mentre noi oggi discutiamo, c'è un corso di ASA per essere riqualificati gratuitamente, siamo riusciti a farlo iniziare. Si è ricreato un equilibrio economico e finanziario che si era in questi anni perso. Sono state fatte tante iniziative perché il Consiglio, il sottoscritto, i lavoratori ci stanno e ci hanno messo del loro. E il mio più grande ringraziamento ad inizio di questa avventura, che non è certo il momento di pontificare, ma è il momento di essere pancia a terra, a coordinare, a lavorare, è soprattutto merito, e lo sottolineo, dei lavoratori che quotidianamente sono qui per
per dedicarsi al prossimo e farlo secondo il mandato dei padri fondatori, ma secondo il mandato di questo Consiglio, che ha un codice anche etico ben preciso e ben presente. Quindi, cari lavoratori, speriamo che con questo migliorerà le nostre performance, le vostre performance, e soprattutto, come diceva il Presidente, restituirà agli ospiti un ambiente particolarmente rinnovato. Concludo dicendo, e poi interverrò a seconda di quelle che possono essere anche alcune sollecitazioni o eventuali interventi, dicendo che oggi ci si sta fotografando, ci si sta rappresentando quel che è il lavoro che verrà fatto, corposo, nutrito, di 110 super bonus. Il Consiglio ha altresì all'attenzione alcune progettualità che potrebbero incidere anche sulla organizzazione interna e su quella che è anche una capacità di intraprendere nuove offerte di servizi, ma su questo ci stiamo lavorando e, come suol dire, a Dio piacendo vedremo se sarà opportuno piuttosto che possibile o meno. Per ora direi accontentiamoci di iniziare con questo grande cantiere. Grazie mille. Entriamo nel vivo della presentazione dando al progettista architetto Alessandro Magli la parola. È colui che ha la responsabilità della progettazione, è colui che asseverà tutti i documenti, è colui che dovrete prenderla se qualcosa non va, no scherzo, siamo tutti sulla stessa barca, e lo ringrazio per averci anche creato le condizioni di attrarre un general contractor, e ossia un'azienda particolarmente strutturata e con le coperture finanziarie per reggere questo progetto. Grazie architetto, a lei la parola e la presentazione. Grazie a tutti, buonasera. Innanzitutto anche da parte mia un ringraziamento al Consiglio per aver affrontato insieme a noi questo percorso e questa sfida, davvero molto interessanti e credo anche molto utili. In realtà la mia premessa è per entrare nel concreto e indicarvi gli interventi di efficientamento, poi vi verranno spiegati nel dettaglio e rappresentati con delle immagini per farvi comprendere l'entità e quali sono gli elementi che andremo a toccare. Normalmente se ho 60 anni, ho sempre fatto l'architetto, tutti i giorni costruisco case, così come i miei colleghi, e vi dicendo. La sfida che abbiamo volentieri intrapreso negli ultimi 2 anni, prima con le case private e oggi con ospiti, con case che hanno ospiti anche più fragili delle normali case abitative, proprio quella di riuscire a lavorare per tutto preservando la salute e il benessere di chi abita questa casa e anche di creare i minor disagi possibile per coloro, tutto il personale che accudisce e che serve ed aiuta gli ospiti nella propria vita quotidiana. Questa è una sfida non semplice perché, tutto ripetere, costruire siamo abituati, ristrutturare siamo abituati, farlo nel rispetto massimo di quelle funzioni quotidiane che voi dovrete continuare a svolgere in una quasi normalità è quello che è più complesso. Ecco perché sin da subito, anche se abbiamo ragionato in questi mesi, per far sì di non avere interferenze con la vostra, le minori interferenze, avremo alcuni momenti in cui questo accadrà ed è proprio in questo frangente che anche lo spirito di un po' sopportazione, collaborazione sarà utile al fine. Sarà qualche mese di disagio limitato al minimo, col nostro impegno a limitarlo al minimo, ma sicuramente l'avrete provato anche mai da più giovani, avere muratori fuori casa è comunque un disturbo. Questo è un po' il senso generale, il primo punto. Anche il personale che avrà un surplus di lavoro, sostanzialmente chiediamo a tutti loro di partecipare a quelle che saranno le fasi di realizzazione degli interventi che andremo a fare. Ma veniamo, cerchiamo di capire questi interventi. Gli interventi che lo Stato permette attraverso questa legge che chiamiamo 110 sostanzialmente, sono 4 sostanzialmente fondamentalmente. Efficientare l'involucro della casa, le pareti e il tetto. In questo caso, poi lo vedrete, abbiamo pensato di ricoprire con una lana di roccia, un isolante non sensibile al fuoco e quindi in sicurezza anche su questo aspetto. Avete sentito le ultime o qualche mese fa quanto è accaduto in una casa di riposo milanese, quindi l'attenzione è in tutti i sensi alla vostra sicurezza e anche nel futuro sostanzialmente della vostra permanenza in questa casa. E anche le coperture, quindi abbiamo nella fattispecie pensato non a un normale cappotto,
ma una facciata ventilata. Abbiamo prodotto anche un piccolo campione che poi vi mostreremo e ma vedrete anche nelle slide e nelle immagini. Questo perché il valore aggiunto di una facciata ventilata permette di rendere più semplici due aspetti. Il primo, che i sottoservizi che sostanzialmente passano adesso la vostra facciata potranno essere anche ampliati, spostati, modificati senza essere visti ed essere un elemento di degrado visivo sulla facciata. Quindi parlo della rete dell'ossigeno, la rete antincendio, tutto quello che necessita e che passerà, la rete elettrica per l'illuminazione esterna e tutto quant'altro. Quindi questa ventilata, che abbiamo scelto tra l'altro un modello secondo noi particolarmente efficace e efficiente, in quanto permette pezzo pezzo di essere ispezionabile. E questo proprio in virtù del fatto che collaborando con chi oggi gestisce la rete dell'ossigeno, la rete antincendio, permetterà all'occorrenza di smontare il singolo elemento, ingresso, porcellanato, affinché di poter lavorare senza rompere il muro, senza spaccare la facciata, senza null'altro, in assoluta sicurezza. Parlo di ingresso porcellanato perché queste facciate sono di un materiale molto più resistente, lavabile e tutto quanto del normale intonaco che oggi riveste le facciate delle nostre case sostanzialmente. Dobbiamo ancora configurare le ultime scelte di colori, toni, formati che andranno a rivestire completamente tutte le facciate della casa di riposo internamente ed esternamente, anche nella corte ed esternamente. Quindi il primo elemento è efficientare l'involucro, un involucro prestante al vantaggio che ha bisogno di una migliore energia per poter essere riscaldato e raffrescato. Quindi il primo intervento che lo Stato ci deve fare è dire: migliora la qualità di disperdimento energetico dell'involucro, perché questo ci porterà un vantaggio nel consumo, perché la norma è finalizzata a diminuire l'inquinamento del nostro pianeta, l'anidride carbonica, per arrivare a quegli standard che oggi l'Europa e il mondo ci chiedono, per non pagare quelle sanzioni che dal 2030 al 2035 gli enti superiori al nostro Stato hanno deciso e scelto di mettere a chi non si adeguerà a tale efficienza sostanzialmente. Quindi invece delle sanzioni è meglio spendere i soldi per efficientare e risparmiare quelle che saranno le future sanzioni. Il secondo intervento fondamentale è la sostituzione e il miglioramento del generatore di calore invernale, la caldaia, chiamiamola, che è chiaro a tutti. Questa sostituzione del generatore di calore, apparentemente semplice, in realtà con uno sforzo importante da parte dei nostri ingegneri termotecnici e sulla spinta del Consiglio di amministrazione di Massimo dicendo, abbiamo cercato di riportarli, trovare un sistema che riportasse anche all'interno delle opere previste e consentite la possibilità di ridefinire l'elemento, diciamo, di climatizzazione anche estiva sostanzialmente. Quindi anche la parte di fresco estivo sarà assolutamente completamente nuova e migliorata, dandovi un comfort maggiore anche per i mesi estivi sostanzialmente. E l'altro aspetto è di migliorare anche quegli impianti di ricambio d'aria sostanzialmente, che sono utili al fine del risparmio energetico, ma anche di avere un'aria sempre molto salubre, senza aver bisogno di aprire finestre, di far entrare aria molto fredda d'inverno, che nuoce al rendimento e all'efficienza dell'intera struttura sostanzialmente. Quindi non solo la caldaia del caldo, ma avrete anche dei sistemi di climatizzazione estiva e anche dei sistemi aggiuntivi a quelli che avete di ricambio d'aria. Questo porterà un grande benessere. Nessuno di noi è stato abituato a vivere senza aprire finestre, per un'aria sempre pura, ma da alcuni anni questi sistemi motivati dal risparmio energetico sono invece stati molto utilizzati anche nella residenza, perché si è visto che anche se Bottolengo è un piccolo paese nella pianura padana in mezzo agricolo, diciamo, più di tessuto agricolo, in realtà oggi l'inquinamento è esteso e dappertutto. Ecco che questa aria sempre depurata, riciclata e recuperata vi darà un benessere proprio anche nel risveglio del mattino,
avere un'aria con minore anidride carbonica dopo 8-9 ore che le finestre sono state chiuse, 10 ore, respirando per una notte in due ospiti nella stessa camera, il tasso di anidride carbonica all'interno della stanza si alza molto e si riposa meno bene, se più dopo siamo abituati a questo e non abbiamo mai avvertito l'esigenza, ma vedrete che anche questo sarà un elemento di grande comfort per la vostra vita quotidiana sostanzialmente. Il terzo intervento è la sostituzione integrale dei serramenti e degli oscuranti, le tapparelle per voi per lo più sostanzialmente. Anche in questo caso i serramenti, seppur ancora funzionanti, diciamo funzionali, non hanno più quel requisito oggi richiesto dalla norma nel risparmio energetico, per cui sostituiremo tutti i serramenti e tutti gli oscuranti completamente. Vi è un ulteriore elemento che è l'impianto fotovoltaico che in piccola parte avete già, legato poi al consumo di energia che ha la struttura sostanzialmente, è da un gruppo di batterie significativo. Il progetto ci parla di un 200 kW di fotovoltaico messo sulla copertura e 400 kW di accumulo che noi andremo a depositare in modo tale che con tale intervento riteniamo di abbassare, non azzerare del tutto, ma arrivare molto vicini a far sì che questo edificio diventi un edificio passivo. Da un lato diminuiamo il suo consumo migliorando l'involucro, i serramenti, il tetto, le pareti e le finestre. Dall'altro un impianto più efficiente e una fonte energetica rinnovabile ci permetteranno in un ciclo complessivo di questi interventi di efficientare energeticamente la vostra struttura. La legge prevedeva che oltre alle opere, diciamo, di efficientamento energetico si potesse aggiungere nell'intervento delle opere di miglioramento statico, locale o antisismico sostanzialmente. In questo caso la scelta che abbiamo fatto, avendo già una struttura antica ma relativamente recente, in gran parte già in pilastri, in CA e murature, di fare proprio gli interventi di miglioramento sismico e statico che renderanno più sicura in caso soprattutto di sisma, lo è, non voglio spaventarvi a tutti gli effetti anche oggi, ma le norme sui sismi sono cambiate sulla statica in questi 60 anni o 50 anni che passano da quando è stata realizzata questa prima struttura ad oggi, e avvicinarci allo standard di oggi lasciando gli abitanti in casa senza scomfort totalmente non è possibile, ma cercheremo di arrivare il più possibile vicino a quello standard di sicurezza, di vulnerabilità che oggi lo Stato e la Regione indicano come un obiettivo che i consigli dovrebbero raggiungere di qui al 2030, che poi sarà spostato perché non si potrà realizzare, ma certamente avvicinarsi a quello standard di sicurezza strutturale sismica è un passo importante, anche perché queste fondazioni si reggono soprattutto sul contributo, diciamo, regionale, statale, via dicendo. E se prima era difficile pensare che senza i soldi ci fossero risorse locali per migliorare questo aspetto di vulnerabilità, dopo domani, dopo questa opportunità, se non fosse stata colta, se fossi io la Regione o lo Stato direi: ma ti ho dato un'opportunità, consiglio, non l'hai sfruttata, oggi i tuoi ospiti passano in una struttura che ha sfruttato questa, e che quindi onde evitare che in 10, 15, 20 anni possa succedere ciò che non riteniamo succederà, abbiamo pensato proprio di dar luogo anche a un efficientamento statico e sismico che permette di migliorare. Come avvengono questi interventi? Semplicemente abbiamo due o tre macro interventi che vi aiutano a comprendere. Viene fatta sulle pareti un intonaco armato sostanzialmente e in alcune parti delle piastre di confinamento del nodo. Questo per migliorare l'aspetto complessivo sismico e statico e in caso di sisma non permettere alle pareti di ribaltare verso di voi all'interno. Si potranno fessurare, rompere, ma non cadendo verso di voi salvaguarderanno la vostra incolumità sostanzialmente. Poi vi erano fatti degli elementi anche sulla copertura di irrigidimento, tolte le coperture falde sui piani, non sul piano alto ma sugli altri tre piani, perché questo peso eccessivo
migliora il comportamento sismico, quindi questo intervento permetterà di migliorare anche il comportamento sismico complessivo. Quindi vi ho inquadrato in senso assoluto, fin da ora avremo tanti piccoli disagi, ogni giorno saremo disponibili a rispondere, ad aiutarvi in qualsiasi cosa, tutto il personale. Vi chiediamo però un po' di pazienza, saranno 5 o 6 mesi nei quali dovrete un po' sopportare il rumore, tenere le tapparelle abbassate in certi momenti, insomma tanti tanti aspetti a cui tengo a dire, perché sarà un po' di sacrificio, ma ne varrà la pena per poi avere una struttura molto più confortevole, molto più bella e molto più efficiente, che non inquina più e che consuma molto meno energia. Intanto vi ringrazio e lascio la parola prima all'ingegner Dancelli, che magari vi indica quali saranno le limitazioni esterne e alcuni elementi macro di sicurezza, per poi magari raccontare nel dettaglio con le slide gli interventi che ho genericamente descritto. Grazie. Buonasera a tutti, e l'ingegner Dancelli, penso che si conosciate, ringrazio anch'io il Consiglio, la direzione per averci ospitato e darci questa opportunità. A me spetta adesso l'onere di presentarvi, diciamo, i disagi che ci saranno all'esterno della struttura per poter lavorare in sicurezza. Allora, come si vede dalla planimetria, ma questo Mauro non è il suo Giacomo? No. Non avete il mouse? Sono spostati la fila. Invece non così. No, c'è. Sì, dai, sì. C'è. Allora, questa è la planimetria del vostro immobile, dove qua si vede il cortile interno, tutto l'edificio e ovviamente all'esterno, compreso dai parcheggi e dalla vendita. Dove sono segnate, ad esempio, queste linee rosse, indicano la recinzione di cantiere e quindi, partendo da via Marconi, entrando da questo cancello, vedete che per una zona, diciamo, ancora gli utilizzatori, quindi il personale e gli addetti, diciamo, ai fornitori per i servizi cucina e quant'altro, potranno ancora accedere da questo cancello e quindi arrivare in questa zona dove poter scaricare le merci, portarle in cucina. Tutti gli operatori potranno parcheggiare gli autoveicoli in questa zona, ovviamente cercheremo di renderla il più possibile agibile mettendo della ghiaia in modo tale che quando piove, insomma, uno possa camminare senza impantanarsi e quindi da qui raggiungere la struttura ed entrare dalla solita entrata in questa zona dove c'è la X rossa e poter accedere alla struttura. Questo invece è l'ingresso del cantiere, da qua in poi, quindi in questa zona potranno entrare solo gli operatori di cantiere, quindi muratori, fornitori per il cantiere e gli addetti. Si passa da quest'altra parte, sempre delimitata da questa recinzione, e anche qui sarà una zona esclusiva di cantiere. Perché c'è questo percorso libero e qui sono montati due cancelli? Perché questa è un'uscita di sicurezza e pertanto in caso di incendio, di emergenza, si bisogna per forza poter scappare e uscire in sicurezza. Ovviamente ci sono questi cancelli dove gli operatori di cantiere potranno passare da una zona all'altra e dovranno aprire e chiudere il cantiere e fare in modo che sia sempre garantito la chiusura quando non c'è bisogno del passaggio. Veniamo in questa zona. In questa zona c'è un'altra recinzione di cantiere e pertanto anche l'accesso da via Cami Alberini verrà utilizzato solo per il cantiere, perché anche in questa zona abbiamo la necessità di poter sostare con degli automezzi pesanti di cantiere per poter scaricare materiale, caricarlo, cioè quando faremo ad esempio il picchettamento di tutto l'intonaco, ovviamente deve essere portato via, quindi caricato su camion
soprattutto quando poi andremo a intervenire in questa zona all'interno, dove ci sarà una demolizione delle tramezze, pavimento e quant'altro, dovesse essere portato all'esterno, quindi portato in discarica, e pertanto anche qua ci serve una bella zona dove poter agire. Per poter, come dall'altra parte, anche qua abbiamo una zona libera, vedete, dove ci sono due uscite di sicurezza, una alla palestra, una dell'edificio, in modo tale che in caso di calamità uno può benissimo scappare senza trovarsi in difficoltà. E anche qui ci sono due cancelli dove solo gli operatori di cantiere potranno aprire e chiudere per poter passare da una zona all'altra. Per poter accedere, diciamo, alla chiesa, cosa faremo? In questa zona adesso vedete che c'è un piccolo muretto, verrà demolito in modo tale che pedonalmente si può passare. Il punto più piccolo, che è questo, meno largo, diciamo, è 1,5 metri, e quindi è garantito il passaggio anche da parte di un portone d'etica. E questo serve sia per arrivare, diciamo, in questa zona che la sala mortuaria. È chiaro che quando ci saranno dei funerali, oppure c'è un'autoambulanza che deve entrare, avranno chiaramente il diritto di poter passare e andare nella zona riservata. Qua davanti invece per ora non mettiamo niente, quindi i visitatori entreranno dall'ingresso principale, sosterranno ovviamente in questo piccolo parcheggio e lungo la strada. Chiederemo chiaramente alla polizia locale di togliere il divieto di sosta in questi mesi di cantiere, e quindi loro potranno parcheggiare in questa zona appena detta. Tutto quello che gira attorno alla struttura in viola è il punteggio di cantiere, e buona parte è incluso nell'area di cantiere, pertanto metteremo semplicemente una rete di protezione per calcinarci quant'altro. Nelle zone in cui, dove diciamo non c'è la retenzione di cantiere, cioè in questa zona distante, il ponteggio, una volta montato, verrà protetto con una rete arancione, anche a rete retrosaldata possiamo mettere, e ovviamente poi una rete di protezione anche qui per i calcinacci, in modo tale che nessuno, né il visitatore, né un utente, un operatore, possa accedere al ponteggio di cantiere. Purtroppo queste sono le note. Dopo l'interno del cantiere, per carità, ci saranno i bagni per gli operatori, vedete la zona della gru, quella che già vedete, e verrà allestita anche una zona, molto probabilmente la faremo qua, dove gli operatori potranno cambiarsi, andare ai servizi igienici, quando inizieremo a sgombrare, speriamo, quando inizieremo a sgombrare questa zona. Diciamo speriamo, perché il progetto qua è ancora in itinere, e pertanto vediamo, insomma, quello che si riesce a fare. Ecco, purtroppo non può esserci, cioè non possiamo assolutamente che un utente o un visitatore interferisca con le aree di lavoro, perché purtroppo nei cantieri, chi è del settore, penso che tutti voi avete costruito la casa, il rischio c'è, e pertanto bisogna avere un giusto confinamento. È chiaro che i mezzi di soccorso quindi potranno entrare da qualsiasi cancello quando necessario, speriamo di no, però se dovesse succedere. Come sono garantite le uscite di sicurezza? È garantito ovviamente anche l'impianto antincendio, che verrà diciamo sistemato in modo diverso, intanto che verrà allestita la facciata. Comunque, in ogni caso, sempre questa struttura sarà protetta anche a livello antincendio. Le tapparelle e le finestre, purtroppo durante le ore di lavoro dovranno essere abbassate, ma questa è stata una prescrizione anche dell'RSPP, che ce l'ha imposto subito, perché chiaramente dalla finestra può entrare polvere, può essere, ovviamente c'è più rumore, e l'utente deve essere protetto il più possibile.
e pertanto ci sarà questo disagio che durante le ore di cantiere queste tapparelle dovranno essere abbassate. È chiaro che se il cantiere, non so, in una giornata X in questa zona non viene fatta alcuna lavorazione, le tapparelle si possono lasciare su, come aprire la finestra durante il cantiere. Con la caposala ci coordineremo giorno per giorno, facendo presente quindi il cronoprogramma dei lavori e quindi quando dovrà per forza avere questa, diciamo, questo onere da soddisfare. All'interno, quindi in questo cortile interno, vedete che c'è montato tutto il ponteggio. Queste due, questa uscita verso l'esterno, verso il cortile, anche questa, verranno chiuse e pertanto durante il cantiere in questa zona non potrà accedere nessuno. Questo perché? Perché per prima cosa deve essere demolito il tetto del portico, verrà montato il ponteggio. E perché viene demolito? Perché per poter fare questa intorno al armato e poi poter mettere anche tutto il discorso dell'isolamento facciata ventilata, c'è necessità di avere un bel spazio e quindi non si potrebbe pensare di dire lasciamolo stare, non so, permettiamo agli visitatori di passare sotto il porto per quant'altro. Ecco. Quando opereremo in questa zona antistante, potremmo, quasi sicuramente dovremo variare un attimino anche l'indicazione sulla posa della recinzione, però sarà per un brevissimo tempo molto molto limitato. Grazie. Salutiamo anche Don Arturo, lo ricorderemo come Don dei cantieri gottolenghesi, finito la chiesa nel il nostro Don Mazzolari. Bene, arrivederci Don. Che dire, sulla sicurezza ci sono delle prescrizioni imprescindibili, quindi cari visitatori, parenti degli ospiti, l'ingresso per questi mesi sarà esclusivamente dal salone, quindi dall'ala ovest, quindi da questa porta, dalla bussola. I lavoratori potranno accedere da via Marconi parcheggiando nel sito che verrà dedicato esclusivamente a loro, quindi all'ingresso via Marconi sulla destra. Sempre da via Marconi, possibilità di accesso ai fornitori, mezzi di soccorso piuttosto che altre iniziative. La chiesa sarà ovviamente fruibile attraverso un ingresso da via Alberini 24 e quindi con un po' di tolleranza e di aiuto reciproco ce la faremo senz'altro. E abbiamo anche la fortuna di avere Teleradio Gottolengo connessa, quindi verrà anche portato in replica e ringraziamo di tutto. Grazie al Metal Engineer Diani ci fa vedere alcune slide inerenti sempre alla sicurezza. Che dire, traducendolo, questo è un importo di lavori che sfiora i 7 milioni di euro. A Dio piacendo, grazie a questa iniziativa verrà tutto coperto con sconto in fattura, quindi non avremo nemmeno un'anticipazione finanziaria, ma l'impresa fatturerà di fatto poi a saldo zero, come suol dire, senza, perché in alcuni casi sapete che c'è la cessione del credito piuttosto che altro, qui è sconto in fattura to cure. Quindi siamo in attesa ora degli ultimi perfezionamenti, ma è data ufficiale, i lavori partono. Domani inizieremo a disturbare con il ponteggio molto ingombrante che verrà pian piano montato e via via procederemo con i lavori. C'è la spada di Damocle del 31-12-25, sicuramente è nostro obiettivo finire nel 24, quindi quest'anno. Dico il 24 per prenderci un po' di agio, ma vogliamo ovviamente fare prima, perché ci possono essere degli imprevisti, delle situazioni. E poi sappiamo che queste normative, insomma, a volte ci sono degli stop piuttosto che delle rivisitazioni o altro. Quindi è fondamentale, saremo in Italia una delle primissime RSA che partono. Con questo importo siamo la prima che parte su questo territorio. Speriamo quindi di essere la prima a finire e di poter quindi appieno beneficiare di questa iniziativa. E io avevo promesso a un ospite che finivamo prima di cena e quindi abbiamo mantenuto l'impegno sul tempo. Ovviamente
qualora ci fosse un desiderio di una domanda piuttosto che di un'informazione, oggi e adesso siamo a disposizione, così come anche strada facendo per confrontarci o avere delle validi suggerimenti che magari qualche anche lavoratore vorrà porre, perché costruttivamente ravvisa delle necessità di fasarci e di tarare. Se non c'è altro, io vi rinnovo il ringraziamento per la vostra disponibilità dello studio Magli e dello studio D'Ancelli, grazie al consiglio a tutti voi e una preghiera per tutti per questo, visto che è andato via Don Arturo, per questo momento di grande impegno e responsabilità da parte di tutti noi. Grazie e buona continuazione a tutti.